Italo e Trenitalia ci hanno mandato tutta una serie di proposte che noi abbiamo già valutato ripetutamente, alcune le abbiamo integrate e altre invece, diciamo, ci sembrano buone per garantire con un riempimento maggiore la sicurezza dei passeggeri. Adesso tutta questa mole di lavoro la stiamo condividendo in questi giorni col Ministero della Sanità e quindi conseguentemente col Comitato Tecnico Scientifico per vedere se anche sui treni a lunga percorrenza si può aumentare il riempimento.